Allora, la mia prima esperienza dell'alluvione è stato nel 1976, 4 novembre. Credo sia stata l'esperienza che ha cambiato, cioè che ha dato questa impronta, questa traccia, se oggi mi trovo qui. Io vivevo proprio in piazza Mentana, dove c'è il Ponte alle Grazie, dove è uscita l'acqua, ha travalicato le sponde dell'Arno, del Ponti, e lì praticamente a 12 anni, avevo 12 anni, mi sono ritrovato in prima a trovare, aiutare una vecchiettina. Noi stavamo al secondo piano, l'acqua ci arrivava sotto la finestra, sotto di noi c'era una vecchiettina. E una delle mie prime azioni, insieme ai miei genitori, aiutare questa vecchiettina a tenerla su, a dargli da mangiare e a confortarla. Praticamente mia madre, essendo dipendente comunale, era stata reperita, come tutti i dipendenti, al servizio della gente, dei fiorentini, dove veniva distribuito, che ho ricordanza io, vestiti e cibo. E io lì, di buona lena, accanto alla mia mamma, mi sono messa all'opera distribuendo vestiti ai nostri concittadini fiorentini. Ho iniziato con la pubblica assistenza, facendo il volontario nel sanitario, poi ho fatto anche parte dei servizi sociali per quanto riguarda il gruppo donatori Barellieri di Firenze. Norcia, diciamo, è stata una bellissima esperienza, nel senso che brutta per quello che è successo domenica. Di Norcia, per quanto riguarda la popolazione, ho la mia immagine di questa gente sconfortata, gente impaurita, gente con il volto nel vuoto, bambini che si stringevano ai loro genitori, bambini terrorizzati. Questa è una cosa che sicuramente mi spinge ad andare avanti. Noi abbiamo più energia del terremoto, noi ci adoperiamo per sollevare questa popolazione e per tutti noi come esseri umani, e se fosse per me io resterei sempre qui. Purtroppo dobbiamo recuperare un po' l'energia, ma appena le energie ritornano io ritorno in campo.